Buongiorno a tutti, buongiorno Ilario Manfredini. Buongiorno a tutti, buongiorno Marco. Storico, studioso del territorio, ormai noto al pubblico pinerolese perché hai curato il primo volume di Pinerolo Mille Anni di Storia e l'avevamo annunciato, l'avevamo promesso, è iniziato il percorso del secondo volume, che è decisamente più delicato, più complesso del primo volume. Perché? Per uno storico, perché è così complesso affrontare il Novecento, sostanzialmente, la fine dell'Ottocento e il Novecento? Il Novecento è complicato per tanti motivi. Intanto la storia contemporanea, la storia vissuta di recente, ci mette a confronto con quella che è la realtà di un territorio che si può ancora toccare con mano, o quantomeno se non direttamente attraverso i racconti delle generazioni precedenti. Ovviamente questo ci dà alcuni problemi di natura proprio storica e di metodo, perché bisogna essere ancora più attenti, ancora più rigorosi nel valutare, nel scegliere le fonti, per far sì che queste fonti ci possano raccontare la storia nel modo più corretto possibile e possibilmente nel modo più asciutto e neutrale possibile, proprio perché si va a toccare ancora temi scottanti per la giovane storia repubblicana italiana. Tra l'altro, ricordiamolo, l'avevamo già in qualche modo anticipato con gli scorsi filmati della Fabbrica del Libro, la serie di filmati che abbiamo dedicato al primo volume, quando il direttore della biblioteca ci ha raccontato, ad esempio, del suo predecessore in epoca fascista e della sottile resistenza che portava avanti. Non dimentichiamo che Pinerolo non è stata ai margini della storia italiana del Novecento. Il Pinerolo e il suo territorio allargato, cioè l'area pinerolese, ha visto figure come Giovanni Giolitti a Cavour, Luigi Facta, ultimo presidente del Consiglio prima della marcia su Roma, Ferruccio Parri, primo presidente del Consiglio e responsabile del CLN. Ricordiamo che avevamo anche scoperto, non noi, ma è stata una scoperta di Daniele Arghittu, questo possibile incontro segreto fra i gerarchi fascisti e il generale Armando Diaz proprio alla vigilia della marcia su Roma a Torre Pellice. Quindi Pinerolo, tutt'altro che periferia, ancora una volta, della storia italiana ed europea, e quindi con vicende estremamente delicate e con documenti che qualche volta non sono così facili da reperire. Però tu hai messo in piedi una squadra redazionale di altissimo livello. Vogliamo così elencarli, nominare alcuni dei collaboratori del... Sì, diciamo che come nel primo volume, anche in questo secondo volume si è cercato di lavorare con una squadra affiatata, con una squadra ovviamente eterogenea, perché andava a prendere competenze differenti, perché è fondamentale per spiegare una storia così articolata, competenze differenti. Ma io vorrei citare in primis la professoressa Renata Allio, ordinaria di storia dell'economia, ora in pensione, che ha contribuito in maniera molto interessante con un saggio sulla produzione industriale, sul mondo del lavoro pinerolese tra 8 e 900, quindi facendo un raccordo tra questi due secoli così importanti. Abbiamo avuto l'onore di avere tra i nostri studiosi il professor Gastone Breccia, che è un professore di storia bizantina all'Università di Pavia, ma è forse attualmente il più importante storico militare in Italia, si è occupato e si occupa di tante tematiche belliche, è stato in Afghanistan, è stato in Siria, è stato addirittura a Kobane poco dopo la liberazione dall'ISIS per scrivere saggi sulla storia militare, ed è uno stretto collaboratore con il Terzo Alpini, e quindi per noi è stato fondamentale, perché la storia del Terzo Alpini ovviamente si lega a Pinerolo dalla sua nascita sino ai giorni nostri. Poi un gruppo, secondo me, molto interessante di studiosi locali, perché ovviamente noi abbiamo cercato di dare alla storia locale un respiro nazionale, però è ovvio che poi le specificità andavano trattate da chi se ne occupa, se non quotidianamente, comunque che se ne è occupato negli studi del passato. E quindi abbiamo, per esempio, contattato per quanto riguarda la storia religiosa la dottoressa Chiara Povero, già collaboratrice nel precedente volume, Maria Grazia Agliaudi e Giancarlo Libert, che si sono occupati di migrazioni pinerolesi
nel mondo e anche di immigrazione, quindi perché ovviamente il Novecento è un secolo duplice da questo punto di vista. Abbiamo avuto gli studi appunto del dottor Giampiero Casagrande, direttore della biblioteca di Pinerolo, riguardante proprio il mondo della cultura, con al centro la biblioteca. Beh, ricordiamo che la biblioteca dall'inizio del Novecento assumerà un'importanza crescente nella storia di Pinerolo e che l'archivio storico, tra l'altro noi ci troviamo in questo momento nell'archivio storico aperto appositamente per questo incontro, l'archivio storico è uno dei più importanti del territorio sicuramente. Abbiamo anche nomi noti della società pinerolese che hanno dato il contributo. Ricordiamo anzitutto che sulla storia religiosa c'è la presenza e il contributo di Monsignor Pier Giorgio De Bernardi, vescovo emerito, che in qualche modo supervisiona il lavoro degli studiosi e darà il suo contributo, il professor Dario Seglie, direttore del CESMAP. Abbiamo il contributo di Aldo Alessandro Mola. Assolutamente. Che insieme a Maurizio Trombotto andrà a costruire un pezzo particolare della storia di Pinerolo, perché diciamolo pure, Pinerolo è la città con il maggior numero di logge massoniche in Italia e quindi non potevamo trascurare questa presenza importantissima e ovviamente gli studi, i saggi sono stati affidati agli studiosi più affidabili e più autorevoli in questo campo, così per tutti gli altri settori. E poi sicuramente ancora una volta la collaborazione fondamentale del professor Alessandro Crosetti che ha seguito il primo volume, seguirà il secondo e che ha il difficilissimo compito di revisore finale, insomma, di autorità nascosta, invisibile, ma che ci garantisce una qualità storiografica elevata. Tant'è che proprio recentemente mi pare che abbiamo avuto la richiesta per la recensione del bollettino della Società Storica di Torino, giusto? Questo è stato sicuramente per il nostro volume, il primo volume, ma sicuramente anche per il secondo. Il bollettino storico bibliografico subalpino ha chiesto appunto alla casa editrice il volume per poter fare la recensione. Questo ovviamente è un buon viatico per il secondo volume. Il professor Crosetti è una figura fondamentale per questo volume e per il volume precedente, perché oltre ad avere una persona di grandissima cultura e grande esperienza, è uno straordinario bibliofilo, ha una conoscenza proprio di testi enorme a livello torinese, pinerolese, piemontese più in generale. Quindi la sua intelligenza, la sua attenzione nella rilettura di contributi così diversi tra di loro, di taglio diverso, anche direi anche di tecniche di scrittura differenti, perché ovviamente tante persone hanno anche stili differenti, quindi è importante avere una visione che possa, diciamo, dare uniformità, e quindi per me è stato, e per tutto il comitato scientifico, la figura veramente di riferimento, e credo che sarà il valore aggiunto anche per il secondo volume della storia di Pinerolo. Ecco, tra l'altro, questa storia di Pinerolo in qualche modo, non dico che ha consacrato la tua fama di storico, perché già eri apprezzato, noto, con una bibliografia molto ampia, però ha attirato, come operazione editoriale l'attenzione. Io so che sei già stato coinvolto in altri progetti che partiranno e che nel 2025-2026 potrebbero vedere la luce, magari qualcuno. Se puoi accennarlo, ecco. Ma sicuramente la storia di Pierolo, la possibilità di pubblicare un volume così importante dopo aver dedicato tanto tempo allo studio, sia storico che storico-artistico, dell'area pinerolese, è stato per me veramente un primo punto d'arrivo di grande respiro e di grande prestigio. Attualmente sempre ci sono, diciamo, delle curatele che stanno per iniziare, che comunque si sta lavorando, come per esempio uno studio che sta per iniziare nell'area del nord del Piemonte, un'area molto interessante, la zona della provincia Valsesia, comunque su una santa che dovrebbe a breve diventare la santa patrona del territorio, la Beata Panacea, che è stata oggetto nel corso del Medioevo, del tardo Medioevo, di studi sia di carattere storico che soprattutto di numerosi cicli d'affresco a lei dedicati, che hanno un po' segnato a livello iconografico un territorio. Quindi questo è un progetto editoriale che dovrebbe partire proprio a breve.
tu in qualche modo hai, vabbè, a Pinerolo è la patria originaria di un grande storico della divulgazione, cioè un grande storico ma anche un grande divulgatore che è Alessandro Barbero. Bisogna dire che tu in qualche modo, su un piano diverso, hai comunque fatto un percorso che è riuscito a mettere insieme una scientificità della ricerca storica assoluta e comunque una leggibilità, una capacità di raggiungere il lettore, e si è visto con il successo di Pinerolo Millenni di Storia. Pinerolo Millenni di Storia nasce come opera accademica, ma con le sue varie edizioni ha raggiunto una marea di lettori. Tantissime sono state le copie prenotate, vendute, cercate. Come si fa a conciliare rigore storico e divulgazione? La divulgazione è fondamentale, nel senso che se poi un lavoro storico, archivistico, scientificamente valido, non arriva alle persone, sostanzialmente decade poi di valore da un punto di vista non solo commerciale, ma anche di conoscenza per un pubblico più elevato. Quindi, insomma, è molto importante poter arrivare a un pubblico attraverso il prodotto, e qui devo ringraziarti, Marco, perché la tua competenza, la tua capacità di arrivare ai lettori, che è nettamente superiore di chi scrive, di chi fa il mestiere, diciamo così, dello storico, è stato fondamentale, perché poi il libro deve essere un prodotto, quindi ci deve essere del contenuto interessante, leggibile, scientificamente valido, ma poi il contenuto va presentato. E quindi credo che il successo di Pinerolo Millenni di Storia, il primo volume, e ci auguriamo anche il secondo, ma l'interesse da parte dei lettori c'è già, perché anche a me hanno manifestato già l'idea, la speranza che il volume arrivi presto, la tua capacità di rendere questo prodotto leggibile, affascinante, accattivante dal punto di vista grafico è stato fondamentale. Quindi il binomio, secondo me, tra qualità del prodotto testo e qualità di prodotto visibile, secondo me è fondamentale. Allora, su questo piano dobbiamo non possiamo non citare la persona con la quale poi tu hai dovuto collaborare durante la lavorazione del primo volume e che sarà di nuovo protagonista del secondo volume, ovvero Valentina Sardu. Valentina Sardu è una grafica, è un'artista, quindi non una storica, ma il suo difficile compito è stato quello di rendere quell'oggetto piacevole, ad esempio disegnando i capolettere a tema, scegliendo i caratteri, curando l'impaginazione del prodotto. Com'è? È facile mettere insieme l'esigenza del testo, cioè del contenuto, e l'esigenza della grafica? Ci sono degli ostacoli alle volte? Direi che è stato più facile del previsto per la bravura della nostra grafica Valentina Sardu, perché non è sempre così automatico, nel senso anche andare incontro anche alle esigenze degli autori, anche alle loro diciamo diverse magari valutazioni a livello grafico e di impaginazione. Devo dire che la sua grande capacità è proprio una grande, anche le sue anche grandi doti artistiche, ma anche è una persona da un punto di vista proprio del lavoro molto molto rigorosa, quindi è stato facile perché ha una grande serietà, una grande attenzione a tutto quello che era il lavoro che c'è dietro a questo libro, e ha saputo, secondo me, renderlo in maniera straordinaria. E l'altro aspetto, secondo me, è stato il lavoro di squadra, perché ciò che è stato, secondo me, la carta vincente è quello che come gruppo si è sempre lavorato in un'unica direzione, cioè la qualità del prodotto finale. E questo per me è stato molto importante, soprattutto il parlarsi, piuttosto è meglio una telefonata in più, una mail in più che una in meno, e questa, secondo me, è stata la forza del gruppo. L'impegno con i lettori è di presentare il secondo volume a settembre del 2024. Ce la faremo? Credo di sì, nel senso che siamo a un punto, praticamente i contributi sono, manca un ultimo contributo che è addirittura d'arrivo, gli altri contributi sono già stati tutti letti, vagliati, approvati dal comitato scientifico. Inizierà ovviamente il grossissimo lavoro grafico a breve, credo a settimane ormai, quindi se per settembre sicuramente le bozze, il prodotto dovrebbe essere pronto per poi dopo essere presentato ai lettori nell'autunno. Con questa prima intervista inizia il nuovo ciclo della Fabbrica del Libro in video, che trovate sulla pagina Facebook Pinerolo Millenni di Storia, su YouTube.
e nel gruppo La Fabbrica del Libro. Quindi cercate sui social, fate domande, se avete curiosità specifiche non esitate a scrivere, e grazie. Grazie.